Buonasera a tutti, come docente dell'istituto vorrei innanzitutto fare alcune osservazioni sul progetto al quale abbiamo aderito, osservazioni da docente per poi illustrare il lavoro che è stato fatto con i ragazzi e l'organizzazione di questo lavoro. La memoria diffusa della storia delle comunità locali è appunto il titolo del progetto che abbiamo espletato nel corso di questo anno scolastico. È un progetto che ha riguardato la comunità di Sonnino insieme alle comunità di Viverno, di Grosseri e di Rocca Sicca dei Mosci. Un progetto che ha accomunato, che ha avvicinato queste comunità perché sono stati appunto testimoni diretti degli eventi bellici, soprattutto quelli relativi agli ultimi 3 anni del conflitto. Popolazioni che hanno vissuto direttamente gli eventi della linea Cusa, dello spostamento del fronte nel sud del Montino, quindi a Littoria. Popolazioni che hanno vissuto privatamente situazioni economiche assai disagiate. E popolazioni che hanno vissuto il passaggio dell'esercito tedesco con tutti gli eventi che da esso sono scaturiti, quindi gli asserramenti, quindi le restrizioni alimentari, le razzie di cibo da parte dell'esercito, hanno vissuto l'arrivo degli americani, ma anche ciò che questo ha comportato, quindi i bombardamenti, che ovviamente sono stati gli eventi che più hanno segnato tragicamente come indelebili queste comunità, e eventi appunto come i Lumière, quindi questo contingente appunto marocchino e assoltato dall'esercito francese. E il nostro istituto ha coinvolto le classi terze, essendo appunto questo progetto riferito proprio al periodo storico affrontato in queste classi. Un progetto, ecco, volevo dire, un progetto che ha avuto come colonna portante la memoria. La memoria che in questi ultimi anni, in questi ultimi 30 anni, ha restituito eventi, fatti che nell'immediato dopoguerra aveva in parte celato, eventi che ha dovuto rielaborare e che negli ultimi anni appunto ha donato, perché la memoria è appunto un dono di queste, degli anziani, ai nostri, in questo caso ai nostri ragazzi, che ha donato appunto dopo questa fase di rielaborazione, questa fase in cui ha dovuto anche superare soprattutto in relazione a determinati eventi, quali gli stupri, ha dovuto superare appunto anche un senso di diciamo così, di vergogna. Come abbiamo attuato questo progetto? È stato un progetto che è stato espletato durante l'intero anno scolastico, un progetto che ci è stato illustrato in modo specifico dal coordinatore, il professor Donato Maraffino, un progetto che ha previsto diverse attività. Nella parte iniziale ha previsto la formazione di noi docenti, una formazione che si è avuta all'inizio ma che è continuata in itinere, di cui poi parlerò in modo un po' più approfondito. E dopodiché ci siamo organizzati con il lavoro da effettuare con i ragazzi, cercando di scegliere tematiche che il progetto proponeva. Siamo quindi passati alla stesura del lavoro, di tutto il materiale appunto reperito dai ragazzi, alla stesura, alla rielaborazione di questo lavoro. Dopodiché abbiamo selezionato delle parti della memoria che secondo noi erano più adatte ad una rappresentazione teatrale, alla quale stiamo ancora lavorando, e che, come ha già precedentemente detto il nostro dirigente, verrà fatta nel nostro istituto il 19 maggio con una replica il 26 maggio a Viverno. E la rappresentazione teatrale per ora conclude questo progetto.
La formazione di noi docenti è una formazione che, essendo in rete, ha permesso sicuramente la condivisione con i docenti di Prosseti, con i docenti dell'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino, con i docenti di Rocca Secca, ha permesso una condivisione di esperienze formative che a mio avviso sono state molto interessanti, indubbiamente fondate sui contenuti e sul ruolo che l'oralità e le memorie hanno avuto nella ricostruzione appunto degli eventi bellici, soprattutto in quest'ultimo periodo. Quindi menzioniamo l'incontro con Alessandro Portelli su memoria e oralità, quello con Letizia Cortini sull'uso delle condivisive audio e filmiche, e quello con Gabriella Ribaudi, una storica che attraverso una raccolta di circa 150 interviste ha ricostruito la storia degli eventi bellici nel termine meridionale, guerra totale e memorie. Per ultimo l'incontro con Alessandra Borcolini su storia e antropologia, sicuramente una sinergia molto importante tra queste due discipline, poiché permette appunto di valutare quello che è l'impatto della guerra proprio sulla vita privata delle persone. Il nostro lavoro è stato organizzato con le classi in questo modo. Indubbiamente abbiamo dovuto innanzitutto contestualizzare questo progetto, contestualizzarlo in questo anno particolare che vede appunto la ricorrenza del 70° anno dalla liberazione, ma anche in un discorso più lato appunto, tornando un po' al tema del centenario dell'entrata in guerra dell'Italia nella prima guerra mondiale. Contestualizzare il progetto vuol dire anche far capire ai ragazzi che Sonnino comunque ha vissuto questa dolorosa esperienza della guerra, perché molto spesso si pensa al proprio paese come un luogo un po' lontano da quelli che sono gli eventi accaduti in Italia, ma contestualizzarlo voleva dire anche far capire ai ragazzi come questa regione, come questa comunità appunto, sia stata particolarmente colpita dagli eventi bellici, trovandosi appunto coinvolta tra due linee di fronte. I ragazzi, diciamo, sono stati lasciati liberi di reperire, di trovare in merito appunto alla seconda guerra mondiale diversi tipi di fonti, dalle fonti visive, quindi immagini, scritte, in particolare lettere, sono stati inizialmente lasciati liberi per poi vedere, visionare il materiale da loro portato e decidere quale tematica del progetto trattare. È stato dato uno spazio rilevante a quella che è l'oralità, a quelle che sono le memorie orali, quindi inizialmente è stato stilato proprio un elenco di anziani disponibili a donare la loro memoria ai ragazzi. Si è partiti naturalmente dalla realtà vicino a loro, quindi dai nonni, dai vicini di casa, e anche se poi per questioni diciamo così organizzative hanno intervistato persone più vicine a loro piuttosto che lontane anche diciamo come distanza. I ragazzi hanno realizzato interviste, hanno realizzato racconti, hanno trascritto le interviste realizzate, hanno trascritto le lettere, quindi la corrispondenza reperita, hanno prodotto commenti, riflessioni sul materiale trovato ed è questa praticamente l'ultima parte del lavoro. Tutto il lavoro così trovato è stato convogliato in due sezioni. Una prima storia di vita che racchiude memorie scritte, racchiude la corrispondenza quindi di un soldato militante in Africa, una corrispondenza è una corrispondenza con la famiglia che è stata, dobbiamo dire, trovata casualmente all'interno di un casello ferroviario.
destinatario. E quindi il lavoro che è stato fatto con i ragazzi è stato anche quello di contestualizzare questa corrispondenza all'interno appunto del conflitto riconducibile alla, alla triste esperienza di prigionia in Sudafrica che moltissimi prigionieri italiani hanno dovuto subire. In questa sezione è confluita anche la storia di Innocenzo Vernacchia, che poi illustrerà la mia collega. La seconda parte racchiude le memorie. Racchiude le memorie degli anziani con i quali i ragazzi hanno interagito. Memorie che testimonianza di eventi ai quali gli anziani hanno assistito direttamente, oppure di cui hanno sentito raccontare da altre persone. E per cui abbiamo pensato di dividerle in tre sezioni. Una prima parte è la memoria racconta, una parte in cui sono stati racchiusi dei racconti. Dei racconti che gli anziani hanno, hanno donato ai nostri ragazzi sulla guerra o sull'evento che più ricordavano della guerra. Quindi ricordiamo il racconto di Luigi dei Giudici, il racconto di Colomba Mancini, di Clara Cardosi, di Margherita Bono, di Umberto Ricci e di Vincenzina Mandatori. In modo particolare, ecco, ritornando al discorso che è importante cogliere adesso la memoria, ritorniamo ad esempio nel racconto di Vincenzina Mandatori, il ricordo di una donna, il ricordo di Irene, di questa donna che dopo il bombardamento è uscita di casa e ha trovato i corpi dilaniati dei suoi tre figli. Questa donna che rientra in casa, prende quella che comunemente si chiama scifa e raccoglie i pezzi dei figli e li porta in casa. Il ricordo di questa donna, di Vincenzina Mandatori, che dice: nessuno ha dimenticato il suo gesto, nessuno ha dimenticato, proprio a testimonianza che la memoria è un qualcosa che vuole tenersi viva, vuole restare viva appunto a distanza di tanti anni e delle diverse persone che l'hanno ricevuta. La seconda sezione è il racconto della memoria, così chiamata perché sono storie che gli anziani a loro volta hanno sentito raccontare. È la storia di Emilio De Marchis, che è un soldato appunto di Sonnino, ha partecipato alla campagna di Russia, che è stato fatto prigioniero per 3 anni in un campo di concentramento russo. Un uomo completamente cambiato ritorno a casa. Una storia che è stata raccontata dalla figlia minore, che però a sua volta l'ha sentita raccontare dalle sorelle maggiori e dalla zia sorella di Emilio. Una storia però che, trattandosi di, oserei dire, memoria della memoria, è una storia non completa, una storia un po' frammentata, che sicuramente sarebbe il caso di approfondire. E poi c'è la storia di Giuseppe Primi, che racconta addirittura la storia di suo nonno, quindi tutto ciò che il nonno gli raccontava riguardo appunto la guerra. Infine abbiamo le interviste alla memoria, che sono interviste strutturate proprio a modo di domanda e risposta, che riguardano appunto le diverse tematiche, dai bombardamenti alle restrizioni alimentari, al mercato nero, alle esperienze da sfollati e con gli sfollati. Indubbiamente mi preme sottolineare che il lavoro è stato fatto principalmente dai ragazzi, quindi sono lavori semplici. Sono lavori che potrete già nei prossimi giorni visionare sul sito della nostra scuola, che è sotto indicato, e sono lavori che speriamo abbiano contribuito a far sì che questi ragazzi
acquisiscano e maturino proprio il senso di appartenenza a questa comunità, che è importante, e acquisirlo attraverso, attraverso una metodologia, un approccio diretto, perché è importante questa, è stata importante sicuramente questo rapporto che loro hanno avuto con gli anziani, è stato sicuramente molto di aiuto anche il rapporto che abbiamo avuto con Vincenzo Gradeschi, Gli oggetti raccontano la guerra, perché attraverso proprio la visione, il toccare con mano questi oggetti che sono stati reperiti nel territorio appunto di Sonnino, si sono ancora resi conto maggiormente del fatto che Sonnino sia stata appunto coinvolta da questa grande tragedia. E questa è una fase conclusiva che è un nostro augurio. Vogliamo sperare che i frammenti di memoria orale inerenti agli eventi bellici e fenomeni che ne sono scaturiti possano costituire un umile contributo alla ricostruzione della memoria del nostro paese e che i ragazzi diventino sempre più consapevoli del valore della memoria, affinché non vada dispersa, ma preservata e custodita per arricchire la storia. Insomma, i ragazzi sono la nostra futura memoria. Gli eventi che segnarono maggiormente e tragicamente il nostro comune furono i bombardamenti. Il primo si ebbe il 21 gennaio 1944. Fortunatamente ci fu un solo ferito. Il secondo fu quello che ebbe gli effetti più tragici. 50 morti e circa 80 feriti. Erano le 11.30 del 22 aprile 1944. Le zone più colpite furono Borgo Sant'Antonio, Porta Riore e Porta di Tocco. Il terzo avvenne il 17 maggio, erano le 7.15. Si registrarono 13 morti e 9 feriti. Altre 3 persone sarebbero morte in seguito per le ferite riportate. Ecco il racconto di Margherita Bono. La madre le aveva detto di controllare il pane che aveva messo in forno. Lei non l'ascoltò e proprio nel momento in cui uscì di casa ci fu il bombardamento. Si ritrovò distesa per terra a guardare il cielo, non sentiva niente. Allora cercò di alzarsi, ma non riusciva a rimanere in piedi. Si scoprì la gamba destra e vide che una delle tante schegge che la bomba lasciava le aveva procurato un taglio molto profondo. Si levò un pezzo d'osso che affiorava. Poi la trasportarono con molti altri feriti su un carretto all'ospedale di Priverno. Durante il tragitto due persone, ormai morenti, vennero fatte scendere dal carretto e sdraiate a terra ai bordi della strada. A Priverno le ingessarono la gamba, ma non risanava, così venne portata a Roma. Qui le dissero che c'era il rischio che la gamba andasse in gangrena e che doveva essere amputata. Fortunatamente, dopo molti mesi di cure, la ferita guarì. In seguito, a causa della sua invalidità, non ha potuto svolgere nessun lavoro, così ha deciso di imparare a fare maglie di lana per farle venderle. Oggi ha ancora delle schegge nella colonna vertebrale, ha perso 3 cm di osso della gamba e percepisce una pensione di guerra. A Sonnino c'erano anche gli sfollati, che avevano una casa grande e li ospitavano, chi non l'aveva non l'aveva. C'erano tanti sfollati, tanti. Quelli che avevano la casa grande gli davano una stanza, venivano tutti i giorni a chiedere qualcosa, chi gli dava il pane, chi gli dava le sollecole, chi gli dava insomma il necessario per vivere. Da bambina mia madre mi chiedeva di andare a mettere il pino nel dambotte. A volte una famiglia di sfollati veniva nella mia cantina e io senza dirla a mia madre e a mia nonna gli davo qualcosa. C'era gente che prendeva l'oro a Sonnino e andava a rivendere a Roma. Da noi veniva sempre lo finanziero che prendeva l'olio e le olive. Veniva 2 o 3 volte a settimana, se ne andava di notte. Io e mio fratello eravamo ancora bambini e dovevamo accompagnarlo con tutti i fagotti giù fino al ponte, dove comincia la via nuova. Prima la chiamavamo via nuova, adesso è asfaltata. Arrivato lì si aggiustava e ripartiva. Se ne andava a piedi fino alla stazione nuova, nemmeno a quella dove adesso si fa la fiera, ma alla stazione dove partono i treni, a Fossanova. Arrivava a Roma di notte e poi non lo so quello che faceva a Roma.
dal racconto di Colomba Mancini. Giuseppe Primi racconta alcuni episodi accaduti al nonno Pietro durante la Seconda Guerra Mondiale. Era in montagna a pascolare le capre quando sentì un fischio sulla testa. Un attimo dopo un grande scoppio vicino casa e la mamma che gridava. Era un proiettile di cannone che uccise il povero asinello. Il nonno Pietro scese dalla montagna e portò tutta la famiglia in una grotta, a riparo dalle bombe e dalle cannonate. Erano tutti molto tristi per la morte dell'asinello, che allora gli serviva per trasporto. Eravamo tutti molto, molto preoccupati, raccontava il nonno, perché non si sapeva cosa ci sarebbe successo, anche perché la scorta di grano stava finendo e durante la guerra nessuno seminava. Un altro giorno, mentre percorreva una stradina con un somaro a cavezza, con un sacco di grano si scatenò l'inferno. Aerei che mitragliavano buttavano giù bombe perché in zona c'erano i tedeschi. Il nonno si mise al riparo dietro un cespuglio. Un aereo scese a mitragliare e uccise anche l'altro somaro che il nonno si era fatto prestare. Il sacco di grano andò perso e dovette anche pagare il somaro al padrone. Per la famiglia fu una vera tragedia. Era l'ultimo sacco di grano per sfamare la famiglia. E ancora. Era in montagna a pascolare le capre quando all'improvviso vide quattro soldati avvicinarsi. Gli prese uno spavento terribile perché i soldati erano di pelle scura. Il nonno non li aveva mai visti. Seppe dopo che erano marocchini, gente molto cattiva. I marocchini entravano armati nelle case, rubavano e portavano via le donne che urlavano dalla paura. Un giorno videro nella pianura una lunga colonna di mezzi, camion, carri armati. Qualcuno gridò: «Sono americani, siamo salvi, andiamogli incontro, forse ci daranno qualcosa da mangiare». Tra la folla ci fu un uomo che gridava: «Non andate alla palude, c'è la malaria!». Nessuno lo ascoltò. Corsero tutti incontro ai carri. Rimasero sorpresi quando videro da vicino i carri armati, che correvano senza ruote, ma scivolavano dentro nastri di ferro e facevano un rumore del diavolo. I soldati ci salutavano con grandi gesti e buttavano verso la gente sigarette, barattoli di carne e altra roba. Quando raccolsero il prezioso bottino, trovarono delle barrette nere, ben incartate e molto buone. Era cioccolato, ma noi non lo avevamo mai visto. Dall'intervista a Nannina Falcone. Gli americani passavano per il passaturo, dove stavamo noi, e gettavano le cose, e tutti a correre. Ma noi, io avevo paura. Pierina, la figlia del Evangelina, era ingrassata molto, perché andava sempre a raccogliere quello che buttavano gli americani. E noi le dicevamo: non lo mangiare! Buttavano sempre carote dentro le scatolette o qualche altra cosa, ma le carote erano sicure. Però noi non andavamo agli passaturo perché dovevamo attraversare il fossato e avevamo paura. Allora, grazie a questo progetto noi della scuola media di Sorrino abbiamo avuto una grande fortuna, e cioè quella di scoprire e di conoscere un importantissimo documento, cioè il diario di Innocenzo Pennacchia. Si tratta di un diario di prigionia che Innocenzo Pennacchia scrisse durante la Seconda Guerra Mondiale, quando venne fatto prigioniero in Jugoslavia, prima dai tedeschi e poi dai partigiani di Tito. Quindi è un diario emozionante, molto particolare. E chi è Innocenzo Pennacchia? Parlare di lui qui a Sonnino significa dire cose abbastanza scontate, perché Innocenzo Pennacchia è stato un uomo molto noto in paese, sia perché è stato maestro di scuola elementare fino agli anni 70, sia perché è stato un poeta. Ricordo brevemente qualche pubblicazione: nel 1993 pubblicò la raccolta di poesie scritte proprio durante la prigionia, intitolata Fiori.
e poi nel 2003 ha pubblicato la raccolta di poesie dialettali Sognino a primavera, quindi l'intellettuale del paese in sostanza. E però sicuramente pochi qui a Sognino conoscono la sua esperienza di vita come prigioniero, ed è quella che illustreremo questa sera e che noi abbiamo avuto il grande onore di conoscere grazie alla sensibilità e alla disponibilità di due persone senza le quali, senza il cui contributo oggi non saremmo qui a parlare di Innocenzo Pennacchia. Quindi volevo ringraziare dal più profondo del cuore il figlio di Innocenzo Pennacchia, Tommaso, e insieme a lui anche la maestra Benedetta Fiorillo, che la maestra Fiorillo, avendo saputo che stavamo partecipando a questo progetto, una sera mi chiamò e mi disse: Rosina, vieni a casa perché penso di avere qualcosa che forse ti può interessare. E quella sera infatti mi consegnò il diario che vedete qui in diapositiva. Questa è la copertina del diario e l'altra è l'interno. E quella stessa sera venne anche Tommaso Pennacchia, al quale io chiesi se per caso aveva qualche fotografia del padre che potevo allegare alla documentazione, alla diario. E qualche giorno dopo Tommaso si presentò a scuola con una cartellina che conteneva ben 53 foto del padre, raccolte tutto in questo, nel cursore, raccolte tutte in questo album che aveva proprio curiosamente custodito Innocenzo Pennacchia. Quindi abbiamo le foto che Innocenzo fece nel periodo in cui fece l'addestramento militare a Bari e poi il periodo in cui fu nel Montenegro. E oltre a diario, queste sono alcune delle foto consegnateci da Tommaso. Oltre alle foto, poi Tommaso trovò tra i documenti del padre queste due piastrine, una che venne data, questa qui, che venne data a Innocenzo quando si arruolò, e poi l'altra, molto più importante e preziosa per noi, è la piastrina che venne data ad Innocenzo Pennacchia nel primo lager tedesco in cui venne fatto prigioniero. E come vedete c'è scritto OT, puntato, e poi 2365, che era il numero identificativo di Innocenzo Pennacchia. OT sarebbe per l'organizzazione Todd. L'organizzazione Todd era una grande impresa che si occupava della costruzione di opere infrastrutturali per conto del regime nazista. E questa piastrina si componeva di due parti speculari, questa e l'altra che doveva stare sotto. Questa si è conservata perché Innocenzo l'aveva cucita sui propri vestiti, l'altra invece è rimasta attaccata al letto nel quale lui dormiva durante la prigionia. E poi, grazie a Tommaso e anche alla maestra Benedetta, abbiamo avuto queste lettere, che sono preziosissime perché sono state scritte da Innocenzo quando era appunto in Jugoslavia, ma sono importanti, le ha scritte inviandole ai propri cari, e sono importantissime perché vanno a completare tutto il periodo della prigionia di Pennacchia, cioè lì dove termina il diario abbiamo le lettere che ci consentono di ricostruire in maniera completa tutto il percorso della prigionia di Innocenzo Pennacchia. Quindi, come capite bene, si tratta di una documentazione molto ricca, non è soltanto il diario, ma ci sono le foto, le lettere e anche reperti.
e di questo ringraziamo profondamente Tommaso. La precisione con cui Innocenzo Pennacchia ha indicato tutte le località e tutti gli spostamenti fatti in Jugoslavia ci hanno permesso di ricostruire con i nostri ragazzi questa cartina nella quale abbiamo collocato tutti i lager nei quali fu prigioniero Innocenzo Pennacchia. Il diario di Innocenzo Pennacchia ha inizio il 28 gennaio del 1942, quando Innocenzo viene chiamato alle armi, aveva soltanto 23 anni, era della classe 1919. Dal suo foglio matricolare sappiamo che riuscì a fare due rinvii militari, poi dovette per forza partire. Venne arruolato nel 48° reggimento di fanteria Ferrara, e che era a distanza a Bari. Quindi a Bari fece l'addestramento militare e esattamente sei mesi dopo, il 21 giugno del 1942, venne mandato nel Montenegro. Il Montenegro allora era un possedimento italiano, e nel 1941 la Germania e l'Italia si erano divisi questa parte di territorio, in particolare i tedeschi avevano preso la Serbia e l'Italia il Montenegro, rivendicando sul Montenegro una sorta di legame dinastico, perché Vittorio Emanuele III aveva sposato Elena del Montenegro, che era appunto la figlia di uno degli ultimi sovrani del Montenegro. Qui Innocenzo sbarca alle bocche di Cattaro, che era un importante porto nel quale arrivavano tutte le truppe italiane, ma non solo italiane. E poi da qui raggiunge Leipzig, quest'altra città dove c'era il comando generale del suo reggimento. Rimase qui fino all'8 settembre del 1943, dopodiché con l'armistizio le truppe italiane si trovarono a vivere in Jugoslavia, ma su tutti i fronti in realtà, una situazione di grande disorientamento, perché non sapevano più chi era il nemico e chi erano gli amici e chi erano gli nemici in sostanza. Tanto più che si ritrovarono i tedeschi in casa, perché poco prima dell'8 settembre alcune truppe tedesche erano state spostate dalla Serbia ed erano state portate in prossimità della città di Podgorica nel Montenegro. Quindi quando ci fu l'armistizio, in sostanza, gli italiani nel Montenegro si ritrovarono in casa i tedeschi, cioè i loro nemici numero uno. Oltre ai tedeschi, altri due nemici molto importanti che si trovarono ad affrontare furono gruppi di resistenza jugoslava, ossia i cetrici, che erano dei gruppi monarchico-nazionalisti che erano appoggiati dal sovrano uscente Pietro II, e poi i partigiani di Tito, del maresciallo Tito, che avevano dalla loro parte il Cremlino. Che cosa accadde a Innocenzo Pennacchia? Innocenzo Pennacchia venne fatto prigioniero dai tedeschi e venne portato nel campo di smistamento di Rosbach. Da qui giunse poi nel primo lager di concentramento tedesco vicino Belgrado, che alle dipendenze, e qui lavorò, Innocenzo Pennacchia lavorò a lungo per l'organizzazione Todd. Poi venne portato in questi tre lager tedeschi, lager Westfalen, il lager Zwariga e il lager Dresden. Qui visse tutto il 1943. In una situazione di grande disagio, di grandi stenti, perché la fame era tanta, il lavoro era veramente duro. Innocenzo Pennacchia trascorreva intere giornate a spalare neve, a tagliare legna, a spalare carbone, quindi
e lui, che fino a qualche anno prima era stato semplicemente uno studente che non aveva mai conosciuto in realtà la fatica fisica, si ritrova un anno dopo nelle mani dei tedeschi ad affrontare tutte le tutte difficoltà. E qui è molto interessante una pagina del diario scritta quando era nel lager a Westfalen, in cui Innocenzo racconta che i tedeschi, per convincere gli italiani a collaborare, facevano sfilare davanti a loro alcuni connazionali che avevano già scelto questa via del collaborazionismo, con pagnotte di pane in mano, con marmellata, burro, proprio, e anche con vestiti, per cercare di convincerli a passare dalla loro parte. E Innocenzo dice nel suo diario che in ogni caso siamo trattati da traditori da parte dei tedeschi, e quindi tanto vale rimanere, tenere fede ai propri ideali piuttosto che vendersi per una pagnotta. E quindi diciamo che in questo lager Westfalen scelse la via più dura, più difficile, e cioè quella della prigionia. E l'anno più difficile e più drammatico di tutto il diario è l'anno 1944, quando durante una marcia Innocenzo riesce a fuggire, si nasconde con alcuni suoi compagni e pensa in questo modo di aver trovato la libertà. Invece cade nelle mani dei suoi aguzzini, più terribili dei tedeschi in realtà, cioè i partigiani di Tito e i russi naturalmente. E i partigiani di Tito lo portano nella città di Nis e nella città di Alexina, che rimane qui tutto il 1944, e assiste a delle scene veramente drammatiche, perché i partigiani di Tito fucilavano a bruciapelo sia i serbi nazionalisti sia i tedeschi, ma anche qualche italiano, e lo stesso Innocenzo Pennacchia si temette per la propria vita, temette di essere fucilato il 19 ottobre del 1944. Poi la situazione migliorò notevolmente nel 1945, quando e Innocenzo Pennacchia venne assegnato dai partigiani di Tito ad alcuni civili serbi. I civili serbi lo trattarono molto meglio, e questa fu un po' la sua salvezza in realtà, perché gli davano da mangiare, lo vestivano, insomma, vitto e alloggio erano sicuramente migliori. E vive in questa situazione fino al 7 maggio del 1945, quando il diario si conclude. Innocenzo scopre che la Germania ormai ha capitolato, quindi in realtà la guerra è finita, ma si rende conto che per lui la libertà è ancora lontana. Difatti, grazie appunto alle lettere che vi ho fatto vedere prima, sappiamo che la libertà arrivò un anno dopo per Innocenzo Pennacchia, cioè dopo la guerra. Innocenzo Pennacchia non venne liberato, ma venne trattenuto ancora un anno in Jugoslavia. I partigiani di Tito utilizzarono lui ed altri reduci italiani come merce di scambio, quindi li trattennero in Jugoslavia, e soltanto il 29 novembre del 1946 Innocenzo Pennacchia poté tornare a casa al porto di Ancona. Però i partigiani di Tito vollero infliggere un'ultima offesa a questi reduci italiani, perché li costrinsero a tornare in patria con una barca sulla quale era issata la bandiera italiana, ma anche la bandiera comunista, e li costrinsero a cantare la canzone Bandiera Rossa. Quindi voler infliggere un ulteriore smacco a questi italiani, che in realtà erano cresciuti come Innocenzo Pennacchia secondo i dettami del regime fascista. Quindi il 29 novembre si conclude questa odissea di Innocenzo Pennacchia.
ci legge la poesia, seguirà poi la lettura di Alba Merluzzi e di Silvia Bersani. Tra un intervento e l'altro vi farò vedere anche i video realizzati dai liberi giudici. Passiamo uno per uno in un ampio cortile rettangolare
ancora le foglie di una mucchina bruscosa. In fila per uno, ci passano davanti ufficiali russi e ghignazzanti. Tutti ci deridono, tutti offendono il caro nome della nostra patria. E ognuno che ci passa davanti ci dice la triste parola streglia, fucilazioni. Ogni tanto soldati russi ubriachi ci passano davanti e ci minacciano col pugno chiuso e borbottando chissà quali tristi auguri e pregazioni contro di noi inermi. E si legge nel loro volto la gioia satanica che già propone al pensiero di vederci da breve tutti in posizione orizzontale. In questo frattempo, poco distorto da noi, ci agghiaccia una lunga raffica di mitraglia. Pezzi tanto più tedeschi, in fila sulla svolta di una strada vengono falciati. I loro corpi cadono diversi al margine scosceso della strada. C'è chi piange come un bambino. Ci passano davanti un numero e ci danno tutto ciò che di buono ci è mai rimasto. Rimaniamo seminuti, stanzi, alcuni proprio con i vergogni di fuori, e sporchi, e ci spingiamo gli uni gli altri per sentire il calore del corpo vicino. La pioggia sempre uguale a tratti cessa, e allora aspira un vento così gelato che ci ghiaccia tutte le membra. Sono riuscita a salvare la mia corona, chiusa nel pugno della mano. Prego, ma così caldamente come certo non ho pregato mai in vita mia. Sono questi gli istanti più lunghi e orrendi vissuti da me. In questa tremenda attesa, in continua conversazione con la morte, siamo rimasti fino verso i due pomeridiani. Ora in cui la scena cambia aspetto. Giunge il commissario partigiano e dice: italiani, aide! Noi pensiamo di muovere verso il luogo del supplizio, e chi si mostra restio e chi piange. Ma il commissario si avvicina e con voce rassicurante dice: perché piangete? Non vogliamo più fucilarvi. Noi siamo fratelli, noi soldati, voi lavoratori. Abbiamo detto noi ai russi che voi siete buoni italiani. Presi intanto una decina di nazionalisti serbi, li legano e li uccidono. Veniamo condotti all'aula del ginnasio. Siamo 168, tutti nudi e fuori di noi. Il commissario dice: su italiani, cantate, non più morire. E allora, per accontentarlo, abbiamo aperto le nostre bocche, trangugliando qualche lacrima, cantando la canzone richiestaci. Mamma, soltanto felice. Oh, quanta forza ci siamo dovute imporre per pronunciare quelle parole. Mamma, soltanto felice, in una situazione così tragica. Ora, finalmente, oddio, per spendere nuovamente il sole della vita.